Ciao amici di Luce e Natura, ben ritrovati. Quest'oggi ci potiamo un vecchio melo abbandonato ed è quello alle mie spalle, questo qui. Sto riprendendo un terreno abbandonato e ci sono degli alberi che veramente sono in condizioni pessime. Quindi amici, vediamo come intervenire su questo vecchio melo. Non è detto che l'operazione di potatura mi riesca, perché qua stiamo veramente in condizioni estreme. Il melo presenta rami secchi, rotti, malati, è abbandonato, è stato potato negli anni con grosse potature mai trattate, insomma ci sono parecchi danni. Anzi, adesso mi faccio un giro con la telecamera, vi faccio vedere le condizioni del melo e poi vediamo come poter intervenire per provare, tra virgolette, a salvare questo vecchio albero, perché è un albero che merita. Mi hanno detto che più di 20 anni or sono produceva dei meloni di grandi dimensioni, buonissimi, succosi, e quindi ci voglio provare a recuperarlo, sperando che vada bene. Allora amici, un rapido sguardo, vediamo un attimo le condizioni del melo. Tutti i rami sono secchi, di linfa ne passa pochissima, è invaso da i licheni. Ecco qua il magico mondo dei licheni, che è l'unione tra le alghe e i funghi. C'è un po' di tutto, diciamo che ci sono tagli, quindi un tempo veniva potato, tagli vecchi e neanche rimarginati, quindi non ci sono calli di cicatrizzazione, tagli non inclinati nella maniera corretta. Ma non è questo il punto. Il punto è che mano a mano che noi continuiamo a guardare, troviamo, ecco qua, un pezzo di ferro. Questo è da togliere assolutamente, perché i ferri lasciati vicino all'albero poi entrano all'interno della corteccia e la vanno a rovinare. Quindi ci sono alla base spine, rampicanti, probabilmente, sicuramente, anzi non probabilmente, dei vecchi vigneti, perché vedo qui il tirante, non so se lo riuscite a vedere, il tirante della vigna piantato proprio sotto il melo. Quindi già questo ci dice tutto. Questi rampicanti sicuramente sono rampicanti di vecchi portennesti per le viti. Allora, questo vi ho detto, qua c'è un pezzo di ferro, lo togliamo, i ganci di ferro, e questo l'ho visto tante volte, crescendo il tronco lo va a inglobare e strozziamo la branca, strozziamo il ramo. Quindi questi sicuramente non vanno mai tenuti sui vecchi alberi, ma purtroppo spesso ci rimangono. Poi a livello di condizioni, guardate le condizioni del tronco. Il tronco è veramente messo male, non stiamo scherzando. I tagli vecchi, mai chiusi, mai trattati. Addirittura da questo lato vedo tutta questa parte secca, quindi veramente tutta la parte della branca, la parte dorsale, vedete? Tutta la parte alta, tutta secca. Sì, ha cacciato qualcosina al centro, ma diciamo in generale sta veramente messo male. Cioè, guardarlo così non sembra più un melo, ma sembra un monumento. Addirittura da questa parte, ma era chiaro che andava a finire così, non so se riuscite a vederlo, su vecchi tagli ci sono anche i funghi xilofagi, funghi che si nutrono del legno, sono entrati dentro. Infatti io adesso provo a farvelo vedere meglio, tutta questa parte qua piena di funghi. Sicuramente a guardare un melo del genere conviene che lo tagliamo e ne mettiamo uno nuovo. Però, visto che mi dicono che era un cultivar antico e buono, voglio provare a recuperarlo. Guardate i buchi, ci sono proprio dei buchi presenti sui rami, praticamente non c'è quasi niente di sano. Mi allontano così lo vediamo nella sua interezza. Diciamo che qualcosina interna o parte alta ancora da segni di vita, però quello che ci appare è un melo che sta morendo. Sicuramente non dico che questo è l'ultimo anno, ma forse il penultimo, ci siamo. Qua è tutto secco, rami morti, malati. Questa è l'operazione che faremo oggi, proviamo a salvare una pianta del genere. Come ultimo intervento ci giochiamo il tutto per tutto. Vedremo un attimo poi di potarla, poi ovviamente rifilo dei tagli vecchi dove posso, vado a trattare tutti i tagli vecchi e nuovi, facciamo dei trattamenti, trattiamo il tronco, ci mettiamo il latte di calce, ci mettiamo la portiglia bordolese. Insomma è una grande sfida amici, quindi mi raccomando, mettete un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Amici, prima di andare a intervenire vi dico giusto due cose sul melo, in modo che possa tornarvi utile anche per i vostri vecchi meli. Allora, il melo tendenzialmente è presente 3-4 tipi di rami, che sono principalmente lamburde, brindilli, rami misti, e poi va bene, se ha grande forza può fare nello stesso anno un ramo anticipato, e ci sono poi, va bene, i polloni, i succhioni. Ma concentriamoci sui rami produttivi del melo. Allora, la lamburda è tipicamente una ramificazione molto piccola, che va dai 2 ai 4 cm e che tendenzialmente sul melo, quindi sulle pomace, il primo anno produce il mazzetto di fiori, il famoso mazzetto di maggio, che va a fare poi la frutta. Il terzo anno il residuo del nutrimento che troviamo sulla lamburda va a generare una borsa, e poi dal quarto anno in poi inizia a fare le zampe di gallo, che anche se sono produttive portano delle mele, in questo caso delle mele sempre più piccole. È chiaro questo? Quindi le lamburde dovrebbero, in una potatura del melo, dovrebbero essere condizionate almeno, diciamo, le più vecchie, quelle che ormai hanno formato la zampa di gallo, zampa di pollo, come la vogliamo chiamare, quindi quelle del terzo quarto anno dovrebbero essere quantomeno pizzicate, e io già ho spiegato come fare, pizzicate oppure eliminate del tutto. Quindi
per cercare di mantenere un certo numero di lamburde fiorifere produttive su una pianta. L'altra cosa importante sul melo è che è una pomacea e, come tante pomacee, è meglio piegare che tagliare, perché tagliare comunque andiamo a creare delle ferite, come in questo caso entrano dei funghi e facciamo dei danni. L'altro ramo che possiamo identificare fruttifero del melo è il brindillo. Il brindillo è un rametto che va di solito dai 10 ai 20 30 centimetri, che nella parte apicale presenta le gemme a fiore, quindi a frutto. E il brindillo il primo anno produce, il secondo anno non produce più il brindillo, però può generare altri brindilli o altre lamburde che vanno a produrre. Vi è chiaro questo? Il ramo misto è un ramo un po' più grande del brindillo e anche questo produce sulla parte apicale il primo anno. Il secondo anno non è che non produce più il ramo misto, il brindillo, però va a produrre nuovi rami misti, nuovi brindilli che possono produrre sulla parte apicale. Ecco perché ci sono degli alberi, dei meli, in cui dobbiamo cercare di sviluppare tanti brindilli, perché sono quelli che vanno a portare le mele più grandi. Ci sono altri meli invece in cui dobbiamo orientarci più su una produzione dalle lamburde. Ovviamente, se parliamo di meli che hanno una grande produzione, come la Red Delicious e tutta la sua famiglia, quindi le melucce, le classiche melucce rosse, ovviamente su questi tipi di meli, anche se noi lasciamo le lamburde che fanno grande produzione di mele, per aumentarne la pezzatura dobbiamo effettuare un'altra operazione, che è quella del diradamento dei frutti. E anche questo ve l'ho spiegato tante volte: non dobbiamo lasciare troppi frutti, soprattutto per ogni lamburda, per ogni mazzetto di maggio dobbiamo andare a lasciare uno, al massimo due frutti, e se lasciamo due frutti non si devono toccare, perché dove i frutti si toccano ci parte il verme e ci va a bucare entrambe le mele. Quindi il trucco per mantenere sotto controllo, diciamo in maniera naturale, è sempre quello di lasciare uno, massimo due mele per ogni mazzetto di maggio, in modo che non si vedano, capito? Devono essere opposte. Quali lasciamo le più grandi? Questo perché sono quelle che sta alimentando meglio la pianta, quelle che ha scelto la pianta. Questo è giusto per farvi un attimo un preambolo. Ora, su un melo del genere è inutile che vi sto a dire prendiamo le forbici e sforbiciamo. Qua il melo sta morendo, abbiamo due opzioni: sono entrati i funghi, abbiamo quindi il carpoforo, abbiamo la dimostrazione, ve l'ho cercato di filmare, ci sono i licheni. I licheni sono un altro gruppo affascinante, e questa pianta purtroppo ne è piena, è il gruppo dominante della terra, se non altro perché sono capaci di crescere ovunque e a qualsiasi temperatura, sia alta che bassa. Rappresentano l'unione fra l'alga e il fungo, sono due mondi che si uniscono e convivono in simbiosi tra loro. Una produce la fotosintesi clorofilliana, l'altro scambia risorse, insomma c'è questo scambio, e come si dice, vite regge canna, canna regge vite, si sostengono entrambi. In questo caso, su questo melo, è inutile che andiamo a vedere quale brindillo e quale lamburda selezionare. Dobbiamo fare un intervento abbastanza drastico, quindi cercherò di rimuovere il più possibile le branche danneggiate e di rinnovarle con delle branche future. I risultati di questa opzione sono due: o la pianta muore, l'intervento non riesce, oppure se riesce abbiamo la possibilità di produrre di nuovo delle belle mele e quindi riscoprire questa vecchia cultivar. Ovviamente il consiglio che vi posso dare quando trovate una pianta del genere, diciamo, intanto non ce la facciamo arrivare una pianta così, però l'altra cosa che posso dirvi è che se è un vecchio cultivar possiamo recuperarlo attraverso dei rametti sani, però devono essere sani i rami e quindi liberi da malattie, da tutto, quindi in questo caso ho qualche dubbio. Le possiamo recuperare con gli innesti, le margotte, le talee, in qualsiasi altro modo che non sia per forza, diciamo, salvare l'albero. Possiamo salvarlo anche producendo un clone di quest'albero, come nel caso della talea. Ora amici, avevo pensato di dare una sforbiciata, ma vedo che la situazione è pericolosa, quindi prendo direttamente il potatore e elimino le branche principali e vediamo un attimo che cosa ne rimane, e poi calcoliamo come poter intervenire magari con le forbici. Eccolo qua. Allora amici, mi fermo un attimo
Volevo far vedere che cosa ho fatto. Ho eliminato il più possibile fin tanto che ci sia qualcosa su cui ricacciare. Di più non potevo scendere. Adesso faccio lo stesso anche su quest'altra branca. E poi questi grossi tagli li vediamo di curarli, vediamo di salvarla. Perlomeno ci proviamo. Mi fermo un attimo. Vediamo un attimo di riprendere sta pianta. Allora, qua andiamo a rigenerarlo così, più di più non possiamo. Allora amici, un altro paio di tagli che voglio fare è eliminare questa parte qua e vediamo un attimo di utilizzare la parte più giovane. Quindi allarghiamo questi due, cioè cerchiamo un attimo di costruire qualcosa di nuovo, se no è inutile, diciamo, non c'è materiale su cui poter lavorare, perché questi, oltre a essere secchi, morti, rotti e malati, sono anche attaccati da muffe, licheni e funghi, quindi già è un caso disperato, però ci proviamo. Quindi anche qua tutta questa produzione di zampe di pollo, zampe di gallo, come le vogliamo chiamare, è inutile che adesso mi metto qui a sforbiciare. Cerchiamo un attimo proprio di creare dei punti da cui la pianta dovrebbe tirar fuori qualcosa di forte e vigoroso, di bello, su cui poi ricostruire tutto il sistema di branche e il sistema produttivo, se vogliamo, della pianta futuro. Quindi io rimetto in moto la motosega, anzi per l'occasione sto usando l'elettrosega, il potatore elettrosega della Eco, quindi questo in realtà è sempre in moto. Allora, altra cosa che voglio eliminare è questo ramo di qua, sicuramente. Perfetto, anche qui. Eccolo qua. Togliamo anche questo. Lo so quello che state pensando, è rimasto veramente poco di questo albero, ma vedrete che lo riprendiamo subito. Adesso glielo do qualche sforbiciata, ma giusto con le forbici da potatura, ma non tanto per andare a selezionare le lamburde, quello che è, ma è giusto per andare a muovere la pianta, cioè per creare dei punti di richiamo della linfa, perché comunque quest'albero sta già messo come sta messo. Allora, come avete visto, sono andato a lavorare direttamente sulle branche, ho eliminato anche dei grossi tagli, questo perché per questo motivo qua, ecco che ve ne ho preso un esempio, e ovviamente diciamo qua abbiamo usato il potatore, perché sennò quanto ci voleva. Ecco qua, questi sono funghi, quindi la fungaia sta dentro, quindi l'albero probabilmente è compromesso. Stiamo provando a fare l'impossibile, proprio andando a eliminare queste branche secche in cui sono penetrati i funghi. Quel poco di linfa che c'è non scorre certo su questi rami. Amici, la pianta era destinata a morire. Stiamo facendo un'operazione di salvataggio in extremis, sperando che ci riesca. Mi raccomando amici, continuate a seguirmi, perché se ci riesce io ci torno volentieri su quest'albero a filmarne gli effetti. Amici, a livello di attrezzature fino adesso ho utilizzato solo il potatore, senza neanche l'asta di prolunga, perché questo c'ha anche un'asta di prolunga, semplicemente perché il potatore elettrico a batteria, ovviamente, perché è più leggero, c'è tutta la manutenzione dei motori a scoppio. Io su questi ne ho già parlato ampiamente, però se volete ve lo accenno, ma se volete una recensione specifica scrivetemelo sotto i commenti del video e ve la faccio. Io adesso ve l'accenno solo che cosa sto utilizzando per dover di cronaca. Ho preso il nuovo multiutensile, questo qua, il PH1420 della Eco. Perché ho preso questo? Perché intanto, piano piano, chi mi segue lo sa, sto convertendo tutti gli attrezzi elettrici a batteria e quindi un pezzo alla volta mi sto prendendo un po' tutto. Certo, non è che potevo fare investimento tutti insieme, però ho aspettato che uscisse questa qua perché è la novità del 2023. L'asta rispetto all'asta precedente è stata alleggerita in fibra di carbonio, più leggera, il motore più potente del precedente. Ho aspettato dell'ultima tecnologia per quanto riguarda il multiutensile. E poi si adatta a tutte e 11 gli accessori. Quindi l'idea mia è, adesso ho preso solo il potatore, però l'idea mia è quella di prendere, magari ecco, di prendere l'abbacchiatore per le olive, e quindi possiamo raccogliere le olive. Poi se ne ho l'occasione ve lo filmo. Se no vi dico subito che per quanto riguarda me, poi vedete, ognuno sa come agire. Se vogliamo convertirci sull'elettrico e iniziare a prendere strumenti a batteria, i motivi sono tanti, sicuramente per salvaguardare l'ambiente, ridurre l'inquinamento, per ridurre drasticamente le manutenzioni, praticamente c'è manutenzioni quasi a zero, e soprattutto per risparmiare un sacco di soldi, perché tutto quello che è il costo del carburante, mano a mano il costo della benzina, della miscela, dell'olio,
lo eliminiamo. Poi, senza parlare che i rumori sono notevolmente minori, le vibrazioni pure perché non c'è il motore a scoppio, e non ci sta produzione di fumi inquinanti, quindi facciamo meno rumore, inquiniamo di meno e risparmiamo un sacco di soldi. Ve lo riassumo così i motivi per cui piano piano mi sto attrezzando anch'io con un po' di attrezzi professionali elettrici di ultima generazione a batteria. E per chi non mi segue, non lo sa, se mi chiedete perché ho scelto gli attrezzi della Ego, non tanto per la vastità di attrezzi professionali che hanno, ma soprattutto per l'unicità delle loro batterie, perché sono batterie da 56 volt. L'ho spiegato già in altri video, magari ve lo lascio qua in alto, potete vederlo. E le batterie da 56 volt sono le batterie più efficienti, con la tecnologia più avanzata, la Keep Cool, che permette a queste batterie al litio, agli ioni di litio, di non surriscaldarsi e di mantenere l'efficienza fino all'ultimo. Quindi diciamo che è il piano di batterie più serio che ho trovato attualmente sul mercato fra i grossi produttori di attrezzi professionali a batteria cordless. Questa in particolare che sto usando è una batteria 7 ampere e mezzo, quindi una bella batteria che ci garantisce centinaia e centinaia di tagli prima di esaurirsi. Quindi se volete un video recensione dedicato, però già vi dico che è un ottimo attrezzo, vi lascio tutte le informazioni utili in descrizione al video se vi possono interessare. Comunque, torniamo al nostro melo. Allora, avete visto le condizioni del tronco, avete visto le condizioni dei rami. Adesso l'ultima operazione che mi resta: posiamo il multiattrezzo e il potatore. Il potatore è solo l'olio, si aggancia, c'è l'innesto rapido, l'aggancio rapido. Io adesso ci rimetto il tappino, perché tanto qua ho finito con i tagli grossi, non mi serve più, quindi lo possiamo tranquillamente riporre. Smontato pezzo pezzo, ci mettiamo il coperchio. Adesso, amici, penso che basteranno solo le forbici. Allora, che facciamo adesso? Abbiamo tolto quasi tutto, quindi non è che possiamo fare grandi cose, perché l'albero questo è. Però quello che possiamo fare è andare a eliminare, quindi con dei tagli di ritorno, tutti questi rami un po' secchi, storti, malati, di cui non è rimasto niente. Magari qualcuno lo speroniamo, eccolo qua, questo lo deviamo. Cerchiamo un attimo di dargli un po' dei punti di mobilità per richiamarsi la linfa, questo più che altro. Quindi cerco di eliminare tutti i rami più secchi, rovinati, anche se quasi tutto è rovinato, però sempre con la speranza di recuperarlo. Questo lo togliamo, qua siamo troppo, quindi magari eccolo, deviamo, tutto rovinato qua, vabbè dai, lo deviamo di qua, magari riesce a farmi pure qualche mela quest'anno, chi lo sa, sarebbe proprio grazia divina. Allora, questo è secco, qua non c'è rimasto niente, questo è secco, manca a parlarne. Questa è una grandissima sfida, non tanto per i rovi, le spine, tutto quello che è cresciuto, ma cioè qua stiamo a parlare di un albero che veramente non c'ha più niente. Allora, vediamo se riusciamo a fare un miracolo. Amici, vi ho detto che selezioniamo le ramburde, selezioniamo i brindilli. Allora, sulle ramburde hanno un ciclo produttivo di 4 anni, quindi in teoria se ogni anno ne togliamo un 25% riusciamo a mettere in circolo. Però questa è teoria, perché in pratica vi dico che poi dipende un po' dal cultivar che avete, ma per una pianta bella produttiva in forza con rami giovani un 50% li possiamo pizzicare, riusciamo a evitare le borse o comunque a dargli un po' di movimento alla pianta, e quindi cerchiamo proprio di mettere in circolo la produzione della pianta. Quello che sto facendo adesso è provare a far ripartire questo albero. Eccolo qua, questo qua sopra che vi sto indicando, questo è un bel ramo giovane, anche questo, cioè non è che non ci sono. E ci sono due brindilli di 10-12 cm, questo perché non ha tanta vigoria quest'albero. Quindi il piano è questo, bella potatura, bella concimazione, è un bel trattamento, anzi vari trattamenti per proteggerla, e vediamo che cosa ne esce fuori, se la natura ci vuole regalare questo grande risultato oppure no. E qui lo lasciamo per tirare un po' la linfa, questi rami assurgenti io li lascio proprio per andare a tirare su la produzione e la linfa. Casomai possiamo giusto deviarli su dei rami, magari, ecco, per rimetterci più o meno alla stessa altezza, per evitare che la pianta si squilibri. Quindi anche in questo caso cerchiamo un attimo di rimetterle in equilibrio. Qua non è rimasto quasi nulla, però una tagliata, una pizzicata proprio per andare a riprendere la pianta, qualche taglio di ritorno,
questo ce lo fa qualche mela, questo magari ce lo fa pure, chi lo sa, ci proviamo. Allora, questo è rovinato, dovrei tagliarlo, però non voglio esagerare perché già ho tolto tanto, proprio se vedo qualcosa di malato. Ecco, questo per esempio è troppo basso, non è che non voglio lasciarlo, però amici, l'unica parte che mi è rimasta, che vedo che è parecchio piena di vegetazione e quindi diciamo va a squilibrare un po' la pianta, è questo lato qua. Ora su questo lato qua vediamo un attimo di selezionare un brindillo sì e uno no, cerchiamo un po' di creare un po' di luce. Eccolo qua, eliminiamo questo, così diciamo in un colpo solo ho cercato di fare spazio anche questo, perché mi va a storcere questo che sta crescendo, questo succhione che lo vedo abbastanza messo bene, abbastanza giovane. Qua dobbiamo stare molto attenti e cercare di ricreare un po' di movimento. Eccolo qua, questo lo eliminiamo perché è troppa roba. Anche qua lo dividiamo in due, taglio sempre sul colletto di corteccia, così lo facciamo cicatrizzare. Ok, cerchiamo un po' di prendere tutti gli spazi in modo che la pianta va a catturare più luce possibile. Allora amici, basta così, mi vedete, siamo a marzo 2023, quindi lo lascio come testimonianza. Questo è l'intervento che abbiamo fatto qui al canale su un vecchio melo. È stato un intervento drastico, ovviamente i tagli grandi non verranno risanati dalla pianta, non verranno curati. L'intervento l'abbiamo effettuato solo con un paio di cesoie e col potatore, e sempre chi mi segue lo sa, uno alla volta sto recuperando tanti vecchi alberi e tanti giovani alberi. Insomma, cerco nel mio piccolo di prendermi cura un po' dove arrivo e come posso un po' di tutti, anche di voi. Siamo arrivati a 22.000 iscritti, un numero che a qualcuno può non dire nulla, però se voi fate il conto che siamo 22.000, se ognuno di voi mi scrive un commento all'anno e io lo leggo e ci rispondo in un minuto, io lavoro 22.000 minuti. Cioè praticamente, se vi fate i conti, non lo so adesso quanti giorni, un mese all'anno solo per rispondere a un minuto a messaggio, quindi ta ta ta, in modo molto molto rapido, io lavoro un mese all'anno solo per rispondere a un commento di ognuno di voi. Quindi rendetevi conto che grande impegno da parte mia che ci sto mettendo. Ovviamente io sono veloce, sono abbastanza veloce, quindi un'ultima cosa che voglio dirvi, che non vi avevo detto quando trattavamo i peri sul melo: le gemme si dividono in gemme a legno e gemme miste. Io ho detto gemme a frutto e gemme a legno perché, per cercare di semplificare, perché questo è quello che cerca di fare il mio canale, cerchiamo di semplificare le cose. La gemma a frutto sarebbe la gemma mista, che produce sia i fiori che il pezzetto, diciamo la parte di legna, e va a produrre nuove lamburde, nuovi mazzetti di maggio, nuovi brindilli. L'altra cosa che non vi ho detto: come si fa a contare l'età di un ramo? Come facciamo a contare l'età? Questa cosa non ve l'ho ancora detta mai in nessun video, perché qualcuno mi ha chiesto come faccio a vedere il melograno, quanti anni ha. Adesso, questo è un melo, si parte dalla punta del ramo in questione e si torna indietro. Amici, se noi torniamo indietro dalla punta, troveremo un punto in cui la corteccia cambia colore, ci sono delle lineette, una sorta di lineette. Questo è il punto di cambio tra un anno e l'altro. Quindi, se noi torniamo indietro, questo è il primo anno, ecco qua, questo è un ramo del secondo anno. Se noi torniamo ancora indietro sul ramo del secondo anno, altra volta, altro cambio di colore, altro punto con le lineette, queste famose lineette, quindi dove la corteccia si è aperta per far spazio al ramo nuovo, quindi ha lasciato una cicatrice. Dove troviamo la cicatrice, queste lineette di chiusura, inizia il ramo del terzo anno. Torniamo ancora indietro, altre cicatrici, ramo del quarto anno. Vi è chiaro? Detto questo, non ci perdiamo in ulteriori chiacchiere. Io spero, come al solito, che anche questo video di esempio su una potatura di un vecchio melo vi sia piaciuto. Spero di riuscire a salvarla questa pianta. Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale e non perdetevi i prossimi video. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e un abbraccio di cuore. Don't I overthink it, baby? It's just dream.